I centri commerciali nel veneziano affilano le armi in vista del botto dei saldi invernali. Il 4 gennaio, ad esempio, al Valley Center di Marcona si potrà fare shopping fino a mezzanotte. Non è la prima volta che il centro apre la galleria nella notte e la giornata di domani costituisce una di quelle eccezioni da rispettare. In ballo non c'è soltanto il recupero di una stagione di vendita piuttosto moscia. La Confcommercio Veneta ha dichiarato che nei giorni di Natale il mercato era fermo. Ma c'è anche la concorrenza agguerrita dello Shan, che dopo l'ampliamento e il rifacimento dell'immagine è stato preso d'assalto. Certo, a Marcona ci sono marchi molto gettonati come Hollister, il famoso negozio con luci soffuse, e Zara. E poi per il giorno dell'Epifania c'è anche una sorpresa per i bambini. Potranno entrare in una palla trasparente e farsi fotografare con la Befana. E anche nel centro di Mestre non si sta con le mani in mano. La recente apertura di Piazza Candiani, dove si affaccia il multisala, vuol diventare un polo di attrazione. E da oggi sbarca Romeo, un centro di ristoro di Eat Italy, la catena più blasonata per l'enogastronomia nel mondo. Proprio la vigilia dei saldi invernali. Idee che sperano di sconfiggere un mercato fiacco, già emerso nelle regioni dove è partita la stagione degli sconti, come la Basilicata e la Campania. 194 euro la spesa media prevista in Italia, 340 quella nel Veneto.